oltre 4 milioni di euro in opere pubbliche. A tanto ammontano gli investimenti per il 2021 previsti nel bilancio di previsione del Comune di Montemurlo, un piano di azione che spazia dagli interventi per la creazione del centro cittadino alla manutenzione del patrimonio e delle strade. Il nuovo centro urbano, di cui si stanno vedendo i segni, fa la parte del leone del primo piano di investimenti previsto per il 2021 dal Comune di Montemurlo. Ma oltre al piano di innovazione urbana, il Comune è riuscito a intercettare altri 2 milioni e passa per la partecipazione a bandi e avvisi pubblici che intende destinare in gran parte all'edilizia scolastica e alle opere di tutela del territorio. Non aumentano le tariffe a Montemurlo, lo ha deciso la Giunta Comunale che ha scelto nell'anno del Covid di non accrescere la pressione su famiglie e attività. Resta invariata l'addizionale IRPEF, diminuisce leggermente la tassa sui rifiuti grazie ad un nuovo sistema di calcolo. Resta tutto uguale anche per l'IMU, nessun aumento per la COSAP e riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione di edifici. Accelerare e semplificare. La Giunta Comunale di Montemurlo ha approvato uno schema di delibera per affidare con maggiore velocità i lavori di opere pubbliche. Lo snellimento delle procedure di gara, che rispetta tutti i principi del codice degli appalti, ha lo scopo, nelle intenzioni del Comune, di consentire alle imprese locali di partecipare ai bandi senza essere penalizzate. Zona rossa, niente sospensione del divieto di sosta per la pulizia strade. Il divieto non vale per le persone in isolamento o quarantena e per i loro familiari conviventi.